Allora, oggi il primo mercato, diciamo, dislocato in tre parti e siamo andati a sentire un po' cosa ne dice la gente, cosa ne dicono gli operatori. Dunque, qua il mercato dove ci hanno spostato c'è veramente solo da piangere perché negli altri settori alimentari ci hanno spostato che non gli era lavori sul nostro posto, ci hanno spostato qui in fondo e non viene nessuno, non riusciamo neanche a tirare su, diciamo, i soldi delle spese per di plateatico e le immondizie che qua sono carissimi. E ci hanno detto la scusa che non si poteva entrare dal Ponte Girevole perché oltre i 35 quintali non si può passare, appena passato un tir da 250 quintali col pesce sopra, quello può passare. Noi una volta alla mattina e una volta alla sera per una volta alla settimana non si può passare. E intanto hanno pensato bene di sviare tutto il mercato perché anche gli altri, quelli dell'abbigliamento, tutti gli altri banchi sono messi così a carità. Bisogna dirle che ci hanno messo a carità. Allora, qui siamo ad Andrea al noto bar centrale. Come sta andando questo primo giovedì, diciamo, ammezzato, diciamolo così? Ma secondo me è partito fiacco. Non si capisce se sia dovuto al discorso che gli hanno dimezzato il mercato o che hanno iniziato la scuola i ragazzi che sono partiti turisti. Comunque è un mercato fiacco da parte mia e si vede dal movimento che si è giocato, dall'affluenza che ho da parte dei clienti. Molta più gente. Molta gente. Perfetto. Penalizzati ovviamente sono quelli che sono andati in piazzale, qual è l'isola del Mione, sì. Isola del Mione, e probabilmente la gente un po' ambientarsi a questa nuova, fortunatamente sono solo 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Il mercato di Chioggia va sempre bene, è la più bella piazza, è il più bel consumatore preparato, conosce quando l'articolo vale la pena di Ma oggi che c'è la prima giornata, qua ci sono diciamo i lavori. Che è andato bene, hanno agito molto bene l'ufficio commercio, la dottoressa che è venuta prima a ringraziarmi perché mi hanno spostato, ho accettato, ho trovato subito la soluzione per dare l'opportunità a un altro che purtroppo si era presentato in ritardo per scegliere. È efficiente l'ufficio, se sono donne bisogna dare a parte perché se ne è.